Sì, dal forum parte un evento collaterale. Il 4 dicembre, per l'appunto, al Teatro Vasariano ci verrà il convegno sulle malattie tempo dipendenti e quindi malattie cardiovascolari e ictus. Infatti ci saranno grandi professori, anche universitari, come per esempio Gianluca Pucciarelli oppure Claudio Cantini dell'Università di Pisa, proprio per raccontare quelli che sono i vari atti, anche a partire proprio dalla prevenzione. Sono contentissimo perché ad Arezzo verrà fatto un convegno con varie realtà e in particolar modo con la Coldiretti di Arezzo, che darà la possibilità di coniugare la salute ai corretti stili di vita, in particolar modo l'alimentazione. Quindi si farà anche una degustazione di vini della tenuta di Fraternita, del cioccolato di Vestri, ma soprattutto i prodotti del progetto Cuoco Contadino, che verrà proprio presentato in questa occasione. Tra l'altro gli infermieri hanno un ruolo importante, e questo ce lo dice proprio il codice deontologico, quello dell'educazione ai corretti stili di vita, l'educazione alla salute. Pertanto gli infermieri ci sono e ci sono sempre stati in tempi pre-pandemia e post. In questa occasione daremo la possibilità di far comprendere come si possa arrivare ad evitare patologie molto importanti come quelle cardiovascolari tempo dipendenti a partire proprio dalla prevenzione, quindi da cosa mangiamo, cosa è necessario fare con l'attività fisica e tutte le azioni messe in campo per la prevenzione, ma soprattutto cosa dobbiamo fare anche per riuscire ad evitare l'evento infatti avverso. Nel pomeriggio, per l'appunto, ci sarà il Saracino del Cuore, dove metteremo in competizione i vari giostratori e i vari quartieri proprio sul massaggio cardiaco, e sarà veramente divertente perché quest'anno avremo il 1100esimo e 1101esimo defibrillatore che verrà donato alla città, e la città diventa sempre più cardioprotetta.